fatto ha inizio in questo storico palazzo di Venezia. È la sede di un distaccamento dell'OMS. Un gruppo di 10 ricercatori ha lavorato durante la pandemia a un dossier. Titolo: una sfida senza precedenti, la prima risposta dell'Italia al Covid. 100 pagine, viene pubblicato, ma dopo un solo giorno una manina lo fa sparire. Ma non è piaciuto? È stato approvato e quello è approvato. Francesco Zambon non nasconde la sua amarezza per il comportamento dell'OMS. L'email dell'OMS ci dice che voi siete 20 persone che avete scritto cose non controllabili, tant'è vero che loro prendono le distanze dal rapporto dicendo scusate, l'abbiamo pubblicato per errore. Il rapporto ce l'ha? Sì. Lo legga, spero di fare bene il mio lavoro e non mi faccia dire altro. Così alimentate dei sospetti incontrollati. Sono perfettamente conto. Il rapporto chiaramente alimenta dei sospetti, ovvio. E di tutta questa storia, sai come andrà a finire? Lo posso dire? Sì. Che io verrò licenziato. Perché dovrebbe essere licenziato? Cioè dice, verrà scaricato lei per difendere qualcun altro. Questo, io sono un pesce piccolo. E chi è invece il pesce grande? Per scoprirlo bisogna capire cosa c'era scritto nel rapporto di così compromettente da spingere l'OMS a rimuoverlo immediatamente. I ricercatori certificavano che l'Italia non aveva un piano pandemico aggiornato e confermavano sempre lo stesso, quello del 2006, come avevamo sostenuto a Report. E questo imbarazzava il pesce grosso, l'ex direttore del Ministero della Salute e oggi direttore aggiunto dell'OMS, Ranieri Guerra. Esatto, io ho trovato questo qua che è il report dell'OMS, ma è stato lei a farlo ritirare. Perché è stato ritirato? Prego? Perché è stato ritirato? Lo chieda a chi l'ha ritirato. Non è che è stato ritirato perché c'era scritto che il piano pandemico italiano era uguale dal 2006. Ancora questa storia? Sì. Dopo la nostra inchiesta, Ranieri Guerra è stato interrogato per 5 ore dai magistrati di Bergamo che indagano per falso ed epidemia colposa. Gli hanno chiesto conto del mancato aggiornamento del piano pandemico italiano e del rapporto sull'Italia ritirato dall'OMS a maggio. Ranieri Guerra non è indagato, ma quando esce dalla procura è quasi sera e non ha più voglia di parlare. Dottor Guerra, ha spiegato perché l'OMS ha fatto ritirare il dossier? La procura male. L'ha spiegato? Il magistrato. Ma l'ha spiegato ai magistrati perché l'OMS ha ritirato un dossier? Statemi distanti o meno un metro. Sì, io so più di un metro, ma ci risponde? No. Con noi Ranieri Guerra, l'abbiamo capito, non parla, ma noi siamo tenaci e continueremo a tornare sull'argomento, sul suo ruolo, su quello dell'OMS con documenti inediti. Bene, quello che è certo è che però il numero 2 dell'OMS è stato molto più loquace con i magistrati. 5 ore di interrogatorio. Cosa avrà detto di quel dossier preparato dai suoi stessi ricercatori, così critico nei confronti del nostro paese nella gestione della pandemia da farlo poi sparire entro poche ore? Chissà se i magistrati riusciranno a interrogare anche quei ricercatori che hanno contribuito in questa ricerca che è stata così critica, che ha denunciato la carenza di dispositivi di protezione per i nostri medici in prima linea, quegli stessi medici che ad un certo punto si sono trovati di fronte ad una scelta che mai e poi mai avrebbero voluto fare nella loro vita.